Vediamo in questo video 10 segni che si sta innamorando di te. Allora, prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tormasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E adesso veniamo al tema e vediamo quindi 10 segni che si sta innamorando di te. Allora, se vuoi capire quali sono i segni, i segnali che un uomo si sta innamorando di te, devi osservare. Allora, il primo segnale è che anche verbalmente, perché teniamo presente che noi abbiamo una parte logica che spesso magari non prendiamo in considerazione, però la parte logica c'è e dobbiamo renderci conto che anche la parte logica ha la sua importanza, quindi non dobbiamo bistrattare la sfera logico-razionale, non dobbiamo trattare male la sfera logico-razionale, ma dobbiamo renderci conto che anche questa sfera ha la sua importanza. Anche questa sfera ha la sua valenza, anche questa sfera, la sfera logica, ha il suo valore. Quindi dobbiamo dare valore anche a questa, anche alla sfera logico-razionale. Quindi questo è un punto importante, è un punto fondamentale, è un punto che ti suggerisco di prendere in considerazione. Allora, vediamo quindi quali sono 10 segni che un uomo si sta innamorando di te. Allora, a parole, appunto, ti esprime che sei una donna speciale. Non dobbiamo prendere per oro colato le parole che dice, però è importante rendersi conto che queste parole sono comunque utili. Fanno parte, diciamo così, è un segno. Secondo segno importante, non ti cerca soltanto per il sesso, non ti cerca per invitarti al parcheggio del cimitero, ma ti cerca per il piacere di passare del tempo con te. Terzo segno, sei costantemente nella sua mente. Cioè, cosa significa questo? Significa che ti manda messaggi, significa che in qualche modo, diciamo, esprime il fatto che sei pensiero dei suoi pensieri. Diciamo che poi il coinvolgimento è essere carne della sua carne, sangue del suo sangue, pensiero dei suoi pensieri. E un altro punto fondamentale da prendere in considerazione: uomini distratti, uomini che di fatto ti fanno capire anche che non è che gli freghi poi molto di te, che non è che poi, insomma, se tu non ci sei, questi soffrono o fanno chissà che cosa, se ne fottono abbastanza. E questo purtroppo indica che sono uomini che di fatto non sono innamorati di te, che ti piaccia o che non ti piaccia, indica proprio questo. E quindi devi imparare a renderti conto invece che è importante per un uomo, diciamo, essere presente. Un uomo che è presente ti fa capire che è coinvolto con te, diciamoci la verità. Poi, quarto punto, si concentra sui tuoi tratti positivi, cioè non va a cercare di tartassarti, non va a cercare il pelo nell'uovo, perché noi sperimentiamo quello che vediamo. E questo è un altro punto importante. Non è che nella vita, diciamo, ci capitano cose e ce ne capitano altre. Noi, quello che ci capita è quello su cui prestiamo attenzione, quello su cui ci concentriamo. Questo è un fattore molto, molto importante, un fattore da prendere in considerazione. E quindi un uomo attratto da te è un uomo che si concentra sulle tue, sulle cose, sulla positività. E i difetti restano sullo sfondo, sono le famose immagini gestaltiche in cui c'è una parte che è in primo piano e una parte di sfondo. Allora, quelli che mettono in primo piano tutti i tuoi difetti, le cose che non gli vanno bene, è perché di fatto non si sta innamorando di te, mentre invece chi mette in primo piano i tuoi tratti positivi si sta innamorando di te e questo innamoramento aumenterà sempre di più. È un'altra cosa molto importante questa.
Un altro fattore da prendere in considerazione è una persona che si sta innamorando di te, ti cerca e comunque ti dà valore, ti valorizza, ti considera una donna di qualità, ti considera una donna di valore, ti valorizza anche rispetto agli altri, cerca di portarti con gli amici, non ti prende come l'ultima ruota del carro, non ti fa passare come una che vale poco, una che non ha importanza, ma anzi diventi nella sua mente una donna di valore, una donna di qualità. Ecco, questo è un altro punto veramente importante. E poi un altro punto fondamentale da prendere in considerazione è che il sesto punto ti rende una sua priorità, cioè per te è disposto a fare delle cose che normalmente non farebbe, per te è disposto magari a rinunciare a qualcosa alla quale in altri casi non avrebbe rinunciato. Questo è un altro punto da prendere in considerazione, un altro punto importante. Vuole, come settimo punto, l'esclusività con te. Poi per carità, c'è chi preferisce le coppie aperte, c'è chi preferisce questo, c'è chi preferisce quello, ma diciamoci la verità, le coppie aperte lasciano un po' il tempo che trovano, se vogliamo, mentre invece essere coinvolti con una persona, in realtà la coppia deve essere chiusa da questo punto di vista. Poi ci sono tutte le trasgressioni possibili, ma comunque vuole un rapporto esclusivo con te, non... Questo è un altro punto fondamentale. E ottavo punto, ti dimostra attraverso i fatti, non le parole, di credere nella vostra relazione. Quindi cerca di presentarti, di farti entrare nella sua vita, cerca di presentarti, diciamo, i suoi familiari, le persone che per lui sono importanti, quindi non ti esclude. Non vive una vita a compartimenti stagni, ma cerca di inserirti dentro, la sua vita. E questo è un altro punto molto importante da prendere in considerazione. Nono punto, cerca di capire se tu sei innamorata di lui. Cioè, è importante, insomma, per lui capire che anche tu sei coinvolta. E decimo punto, c'è uno scambio emotivo reciproco positivo, quindi vi sentite reciprocamente a vostro agio. Quindi questi sono segnali che ti fanno veramente capire che un uomo è coinvolto, che un uomo è innamorato fortemente di te. Beh, questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali.